Amici di Arte a Modino, oggi mi trovo a Montemerano, in provincia di Grosseto, uno dei borghi più belli d'Italia. Sono qui per farvi vedere la Madonna della Gattaiola, che detto così sembrerebbe quasi una bestemmia, ma non lo è. Si tratta proprio di una Madonna della Gattaiola. Dice, cos'è la Gattaiola? Gattaiola è questa, è quel buco fatto nelle porte per far passare i gatti. E adesso vi mostro l'opera. La tavola è conservata all'interno della chiesa dove sto per entrare, la chiesa di San Giorgio a Montemerano, edificio, come avete visto, affiancato sul lato sinistro dalla cinta muraria del borgo. Chiesa trecentesca, ampliata poi in epoca rinascimentale, custodisce apprezzabili opere d'arte, tra cui spicca, lo vedete, sull'altare maggiore il trittico con la Madonna in trono e santi, realizzata da Sanno di Pietro nel 1458. Ma l'opera di cui volevo parlarvi oggi non è questa. La nostra tavola si trova nel transetto destro. Eccola qui, la Madonna della Gattaiola. L'opera è custodita all'interno di una teca di vetro e per questo purtroppo le riprese risulteranno con qualche riflesso di troppo. Il dipinto in stile tardogotico risale alla metà del 400, ma la peculiarità dell'opera, l'avrete capito, è rappresentata dal foro circolare nella parte inferiore a destra, che altro non è, sembra impossibile, ma è così, che una gattaiola, appunto. Cos'è accaduto? È successo che un parroco, probabilmente nel XIX secolo, doveva sostituire la porta della canonica e, disgraziatamente, per fare questo decise di utilizzare quello che aveva sotto mano, una vecchia tavola quattrocentesca ormai non più utilizzata per il culto, dipinta in uno stile lontano dai gusti ottocenteschi, che probabilmente era stata accatastata in qualche magazzino. Il dipinto venne quindi adattato a fare da porta, aggiungendo questo inserto in alto che vedete, che rese l'opera di forma rettangolare, lasciando comunque un'evidente traccia dell'originaria forma cuspidata. Ma non è finita qui. Questo prete, compiendo un'azione che non mi pento a definire scellerata, per delle bieche finalità pratiche deturpò il dipinto quattrocentesco facendo forare il legno della tavola per creare questa apertura circolare con il solo scopo di farci passare il suo gatto. I gatti, si sa, erano spesso presenti nei monasteri e negli edifici attigui alle chiese, erano importanti per difendere le provviste dai topi e questa gattaiola era necessaria per consentire il passaggio del felino che viveva nella canonica. D'altra parte, non è che il prete potesse arrivare ad aprire ogni volta che il gatto grattava alla porta. Ecco, però in questo caso c'è da dire che se avesse grattato alla porta, le conseguenze per la conservazione del dipinto sarebbero state ancora più letali. Per quanto riguarda l'autore, l'opera è attribuita ad un anonimo artista locale attivo nella metà del XV secolo, noto con il nome di Maestro di Montemerano. Secondo alcuni studiosi legato alla scuola del Sassetta, secondo altri vicino a quella di Giovanni di Paolo. Non conosciamo nemmeno l'ubicazione originaria del dipinto all'interno della chiesa di San Giorgio. Probabilmente doveva costituire il lato interno di un'anta destra di un organo o comunque lo sportello di un polittico. Vista la forma della tavola e la posizione della Vergine Annunciata, è lecito supporre che a questa tavola ne corrispondesse un'altra raffigurante un angelo annunciante, andata purtroppo perduta. Alla fine, per quanto si possa giudicare negativamente la sciagurata decisione del parroco di deturpare una tavola quattrocentesca, al giorno d'oggi possiamo in qualche modo rivalutare questo gesto. Si tratta senza dubbio di un esempio significativo per capire il cambiamento di gusto e di come nei secoli precedenti si tendeva a sottovalutare le opere degli artisti medievali, pittori ritenuti minori dai più e alle cui opere non veniva riconosciuta una dignità artistica. Inoltre, la Madonna della Gattaiola può essere considerata un'importante testimonianza di reimpiego di materiale antico in un contesto più recente. E, diciamola tutta, la tavola in sé non sarebbe poi così famosa e forse nemmeno esposta e protetta da una teca se non fosse proprio per il fatto che in passato fu creato questo foro per il passaggio dei gatti. Con il senno di poi, questo anonimo prete, nella sua incoscienza, ha fatto bene, perché se non fosse stato per la gattaiola, questa tavola sarebbe stata ben presto dimenticata o, peggio, sarebbe andata perduta.